Buongiorno, zoom zoom ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, è domenica, è mezzogiorno, anche se io sono ancora sonnato come le 5 di mattina, ma mi sono svegliato verso le 10, c'è il minestrone già qua, adesso vi faccio vedere. Minestrone per pranzo, aspettate perché brucia. Ecco qua. Ieri sono tornato tardi e veramente morto dal mercatino di Norimberga, però avete visto il video e spero vi sia piaciuto. Fuori c'è un pochino di sole, ma non è ingannevole. Ecco la collinetta. Aspettate. Oddio, troppo zoom. Eccola qua. Però ci sono meno 5 gradi a mezzogiorno, raga. La strada è ancora tutta sporca, la gente si lamenta. Si è rammentata sul gruppo del paese perché non hanno pulito le stradine qua principali, non principali, quelle secondarie, diciamo così. Guardate, vedete che è ancora tutta piena di ghiaccio e boh, non lo so. Comunque è un poco, sono ancora un po' stordito da ieri, raga. Basta. Sì, mi si è interrotto il video, raga. Stavo dicendo che sono ancora un po' stordito da ieri perché è stata veramente una lunga giornata, anche se bellissima. Al mercatino di Norimberga c'era un freddo cane, però, come vi dicevo prima, nello scorso vlog, diciamo, è dicembre, siamo in Germania, fa freddo, è inverno, i marketing di Natale non si fanno a luglio, ovviamente. Comunque sì, adesso sono qui in camera da letto. E vado a fare la lavatrice, così entro un'oretta vado giù a prendere e stendo tutto. Bene, c'è in casa un profumo di minestrone che non potete capire. Comunque la luce è bellissima, adoro, adoro, adoro. La luce è proprio bella, raga. Bella, bella, bella. Sì. Ci starebbe anche una passeggiata oggi sotto il sole, ma veramente si rischia di cadere. Guardate come è imbacuccato il mio vicino di casa. Perché non puliscono? Mamma mia, neanche il sale hanno passato, secondo me, raga. Va bene, ci sentiamo dopo che scappo giù. Ragazzi, allora, com'è la situazione? La situazione è che sono venuto in cantina a prendere la lavatrice, che è finita a prendere la roba. Allora, mi sono dimenticato in realtà che era già finita. Chiudiamo la valvola di sicurezza. Guardate quanto è buio, cioè, sono le 3:30, ma in realtà non è buio, ma è che c'è la neve a coprire il tutto qua sopra. Comunque, raga, vlog dalla cantina. Mamma mia, c'è un freddo, raga, raga, c'è un freddo cane, raga. Sono le 15:30, come vi ho detto, ci sono meno 4 gradi. E qual è la situazione? Praticamente ho mangiato questo minestrone buonissimo. C'è il mio amico a casa, perché ieri è rimasto qui. Siamo andati insieme a Norimberga. Questa domenica non volevamo uscire, ma poi adesso abbiamo poi deciso di fare una passeggiata regga per il mercatino. Nonostante ci sia il gelo fuori, le strade siano ghiacciate, però proviamo, insomma. Tra un'oretta, io adesso prendo la roba. Vado a stendere, mi faccio la doccia, poi si prepara anche lui e usciamo e mi porterò con me. Fuori è veramente il polo nord, ragazzi, perché è molto strano, perché c'è questa luce, però è tutto ghiacciato e quando torneremo a casa, abbiamo deciso di tornare intorno alle 19, ci saranno già meno 11 gradi, raga. Che mai è, voi potete solo immaginare, io mi metto doppia maglia e doppie calze e vedremo un po' se resisto fuori, se resisteremo fuori. Adesso prendo la roba e vado su e ci sentiamo tra poco. Berlino. Allora, abbiamo il tè. Cin cin. Tè nero, io limone e zenzero. Con la tazza della Sardegna. E tu tazza del Brasile. Urusanga. Brasile e Sardegna. Ecco la roba, raga, da stendere. Ah, è questa, bravo. Grazie. Mio assistente. Invere citrone. Proviamo, vediamo bene. Mi accingo a stendere. Niente. Panorama super polo nord.
Il Polo Nord. Hai battuto la testa. Si è sentito il colpo. Oddio. Raga, qua ci sono le cartoline pronte da spedire. Niente spoiler. Pronte, pronte. Dai, buon Natale a tutti. Ci sentiamo dopo. Fatemi stendere la roba e poi usciamo. Andiamo a Regensburg. Vedremo un po' se sopravviveremo. Ho dimenticato di farvi vedere questa cartolina che viene dalla Cina. Guardate che bella. E mi ha scritto questo. Cartolina mostra un famoso posto in Giappone, Nara Park, credo, e dove ci sono i cervi. E mi sa, cos'è questo rumore? E mi sa che l'avevo visto questo parco in qualche video. Insomma, mi sto godendo questo bel tè caldo. Cosa sta succedendo sotto? Sento il rumore. Ah, c'è uno che sta spalando la neve. Dal carrellino, c'è il carrellino pieno di neve. Bene, guardate qua, c'è il tramonto, wow. Vediamo se da questa finestra si vede meglio. Aspettate, eccolo qua. C'è il sole laggiù che sta tramontando. Un po' sfocato, ma insomma. Va bene, ci vediamo tra poco, raga. Comunque questa cartolina, raga, l'ho detto dalla Cina, forse dal Giappone, intendevo. Dal Giappone, va bene. Roba stesa, guardate, conteggio delle mutande è 8. Voi sapete già cosa vuol dire. Usciamo tra poco, raga. Candelina è sempre accesa. Oggi è la prima domenica dell'Avvento, tra l'altro, quindi si dovrebbe accendere le candele dell'Avvento. Io non le ho, accendo queste. Ragazzi, ho aperto dopo 2 giorni la finestra del bagno. Oddio, come si guardate. Aspetta, è bloccata. Oddio, lo butto giù. Ammazzo qualcuno. Adesso doveva essere caduta giù. È ghiacciata. Guardate, aiuto. Io e le mie idee. Sì, è pesantissimo, qua rischio di rompere tutto. Ok, a dopo, mi sto congelando. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Questa collinetta, ve la faccio vedere. Guardate la strada com'è. Però si cammina bene, vero? Diciamo, non è ancora proprio da pattinare. Cioè, stiamo attenti, eh. Macchina, aiuto. Le ultime parole famose. Con la luce è spettacolare la. Ma lì non puoi camminare in strada. Il marciapiede è pulito, dai. Ho paura di camminare. Lo so. Io sto camminando. Mi è interrotto. Anche ha ragione, camminare in strada è meglio, ma qua è pulito, guardate. La collinetta famosa, vediamo se riesco a farvela vedere. Certo, dal ponte sarebbe tutta un'altra cosa, la collinetta, però non ci tengo ad andarci adesso. Panorama spettrale, spettrale nel senso buono, eh. Allora, ci vediamo a Regensburg, raga. Adesso andiamo al pullman, qua al cimitero. Ma pensavo più freddo, eh. Secondo me, fra un paio d'ore, insomma. Cioè, non nel senso, come esci sei ancora caldo da casa, questo volevo dire. E dopo senti il freddo. A dopo. Mi ha preso un albero quella signora. Ah, è lui, è un uomo, che cos'è?
cerchiamo con la palla. Vai, vai, vai. Anch'io. Cosa ha detto? Che luce! Ecco il mercatino di Natale di Regensburg. In realtà sono due. Oddio, c'è un bambino che urla. C'è meno gente che a Norimberg, però ce n'è, dai. Ci sono le giostre. Molto carino. Le stelline ci sono, le sterne. Oddio, macchina che ci ammazza. Che bellino. Che bellino questo bambino. Troppo bellino. Saluta. Biciclette che sono qui da un mese. Si vede che nessuno le usate più. Luci di Natale, luci di Pasqua, Feliz Navidad. Poi non ho inquadrato qua, mi sono dimenticato di fare. Che albero grande! Anche qua c'è strada illuminata. Quest'albero è grande come quello che c'è a casa mia. Più o meno. Wow. Questo è molto bello. Comunque, per filmare dentro il mercatino, raga, troppa gente, è impossibile. Tanto sono tutti uguali più o meno. Però quello è molto bello. Troppa gente per stare lì con la telecamera addosso e per muoversi. Stai bene? Io? C'è troppo freddo? Ah, qua ce n'è un altro.
Comunque anche da voi nelle città ce ne sono vari mercatini sparsi per la città. Che cos'è? Zucchero? Zucchero. Vuoi la foto qua? Molto bella anche questa, queste decorazioni. Ah, che bella passeggiata però. Nonostante il meno 9 che sfioriamo adesso si sta bene. Perché passano sempre macchine anche qua? Meglio. Adesso giriamo ancora questa via. Tutto, vediamo se c'è qualcosa. Ah sì, di là in fondo. Guardate il mio naso, raga. È tutto bruciato. Aiuto. Non ci vedo più. Qua c'è piazzetta del teatro. Ci sono due mancarelle, ma niente di che. Tanta neve, il terrazzino con la neve. Ok. I miei zoom con i guanti sono un po'. Adesso qua. Bici innevate, classico dell'inverno. Andiamo a vedere queste due bancarelle. Poi giriamo una via. E poi, vediamo un po'. Il mio amico dov'è? Sta facendo le foto. Qua giro minuti e poi i vlog durano un'eternità. Comunque girando questi video, raga, mi sembra letteralmente di portarvi con me, ma non virtualmente, proprio fisicamente. Mi sembra che come se voi foste qua. Pizza. Qui non è che sia proprio una pizza invitante. Più buona la nostra pizza stasera, nonostante sia congelata. E non per la temperatura, perché le ho comprate congelate. Stavo scivolando. Macchina, ci sarà là dentro, sembra un ristorante. Scattate in meno 10 in questo momento. Le mie mani ringraziano, ma soprattutto il nasino. Bello vedere tanta gente in giro però. Bello veramente. Ci sediamo a bere un caffè? Dai, io mi siedo in questo tavolino. E rispondi anche.
Come? Dillo. Matti. Io sono Matti. C'è Pizza Hut qua, non lo sapevo, in questa galleria. Beh, devo dire che l'abbiamo mangiato a Berlino, non è che è stato il massimo, un brutto ricordo, vero? Sì, abbiamo un brutto ricordo di Pizza Hut, però così famosa, ma pizza americana più che altro. È pizza americana, sai? Bella anche questa decorazione. Vai piano che non cadi. Vai piano che non scivoli. Ben presepio. Ah, Zia Rita chiami, ma è montagna Zia Rita. No, è montagna, sì, in quel posto che sono andati oggi loro. No, non penso che ti risponda. Hai chiamato, chiama di nuovo adesso, magari mangiava prima. Qua sotto. Che belle queste vetrine. Queste viuzze. Qua sotto, giriamo qua sotto per andare lungo il fiume, ultima passeggiata. Ciao! Il ponte innevato! C'è anche l'albero laggiù. Raga, spero vi facciano piacere questi giri con me, che non vi annoiano. Ma sono settimane di festa, di decorazioni, di neve. Il mio amico è con la mamma, collegato dall'Iraq. Collegato con l'Iraq. Sta parlando in videochiamata con la mamma, gli sta facendo vedere questi posti. Sono 7 anni che non la vede, poverino.
Meno male ci sono queste tecnologie anche in tutto il mondo praticamente ormai. Qua siamo lungo il fiume, nessuna particolare decorazione a parte l'alberello del localino qua. Però dai, carino, wow. Adesso noi andiamo in stazione, ci vorrà una mezz'oretta, passiamo di qua, credo. Chiedo a lui. Passiamo di qui, Sarko? Sì. Raga, c'è anche l'alberello sulla nave. Non so se riesco a farvelo vedere. Qua è un po' difficile camminare perché siamo... Ecco, c'è l'alberello sulla nave là. Penso che si è visto. Stai lanciando palle di neve tu. Tra poco, raga, non si può più stare fuori, eh? Non sento più un singolo lembo di pelle. Questo edificio illuminato, raga, è il nuovo museo che hanno aperto qualche anno fa. Tutta zona nuova lì. E c'è un altro mercatino piccolo piccolo. Che carino, andiamo a vederlo. Mi piace troppo. Sì, bello. Ah, cambia colore, ma dai. Ma bellissimo. Meno male che siamo venuti qua, dai, per una passeggiata. Nonostante il freddo, raga. C'è la musica. Ma no, neanche YouTube la riconosce questa musica. Che carino qua. Bello davvero qua. C'è lui che canta. Che bel cane. Ragazzi, buonasera, sono quasi le 8 di sera, io sono tornato a casa, siamo tornati a casa, sto preparando le pizze che avevo comprato, le sto mettendo appena adesso nel fornetto e inaspettatamente questa domenica è diventato un vlog, io vi avevo dato appuntamento a martedì sera, in realtà oggi voi lo sapete già che lunedì sera è uscito questo vlog. E siccome è troppo bellino, mi è piaciuto molto girare con voi a Regensburg, appunto inaspettato perché non pensavo di andare, scusate che sono in frigo a tirare fuori le cose da mangiare, un po' di insalata ci mangiamo con la pizza. E quindi raga, come vi ho detto prima, spero che vi faccia piacere. No, è vero. È vero? Hai fame? No. No. Allora vi saluto, noi ci sentiamo domani con un altro vlog. Che fai? quindi questi vlog, ma alla fine sto cercando di metterne il più possibile, speriamo un po' che riesca a stare dietro al ritmo, insomma, va bene. Vi mando un bacio grande, adesso mangiamo che c'è una fame, però ci vuole ovviamente il suo tempo, 15-20 minuti. E ci sentiamo domani appunto, vi voglio bene, un like, un commento per me, ciao a tutti!